Piacere che tu ogni tanto mi aiutassi un po' in cucina, perché vedi, io tante volte non ho né il tempo né tantomeno la voglia di spadellare. Ho capito, ma guarda, io in cucina sono proprio negato. Lo so, però a volte basta un po' di buona volontà, basterebbe impegnarsi un pochino, che dici? Ho capito, ma io guarda, se ascoltami molto bene, tu vedi molto carina e molto buona, in realtà io sono una iena, sono cattivissima. Sì signora. Max, tu puoi prendere per il culo tuo cugino, ma non me. È chiaro? Sì, signora. Bene, molto bene. Li vedi quei libri? Sì. Li vedi quei libri di ricette? Guardali, prendili. Tu adesso te li impari a memoria. Alla fine saprai cucinare talmente bene che ti chiameranno nelle case a cucinare con uno chef a 5 stelle. Sì, signora. Molto bene. E non è tutto, imparerai a cucinare come uno chef a 5 stelle e mi pulirai quella cucina talmente bene che io la mattina mi ci specchierò su quella cucina. Io ci voglio truccare, è chiaro? Sì, signora! Se sbaglierai qualcosa, lì dentro la prossima volta non ci finisce la tua mano. Bravo Max. Studia. Sì, signora. Sì, dov'è che dobbiamo firmare? E sta arrivando il dottor Fogli, lo faccio accomodare di là? Per favore, Katia, non mi faccia ripetere per l'ennesima volta. Le ho già spiegato che oggi l'ufficio è interamente dedicato al cavalier Giunchi. Sono stato chiaro? Vada. Su. Non ti sembra di esagerare, chi sarà mai sto cavalier Giunchi? Stai scherzando? Allora, abbigliamento, alimentari, immobiliare, freni da moto. Non c'è un settore dove lui non abbia le mani in pasta. Gli orologi in ritardo di mezz'ora. Eccolo. Cavaliere, pronto? Sì. Ah, benissimo, non c'è problema. Ah, fantastico, meraviglioso. Alla grande. Arrivederci. Che dice? Non viene. Ma come non viene, Carli? Purtroppo non può, l'hanno trattenuto in banca, non so per fare cosa. Però. Ma ci ha dato appuntamento fra un paio d'ore al ristorante qui sotto. È tutto sotto controllo. Fidati del tuo Carlino. Dai, andiamoci a prendere un caffè. Vieni. Che si fa? Eccomi! Eccolo! Cavaliere! Ma che no, piacere! No, bello! Questo chi è? Il suo socio. Chris, piacere, come sta? Come sto? Ragazzi, come sto? Sto alla grande! Ricordatevelo, la crisi è solamente nelle vostre teste! Non esiste! Guardate me, io compro appartamenti come la gente compra le magliette al mercato. 10 alla volta! Sbaglio? No. Lo sai con che cosa ho fatto i soldi? Con i freni delle moto. Allora che faccio? Che devo frenare? No, io non freno, io accelero! Sbaglio? No. Mi dovete aiutare, io adesso mi sono fissato con la campagna. Per me adesso il futuro è la campagna, eh? Io voglio comprare casali, come se non ci fosse un domani, eh? Faccio bene? Sì, benissimo direi, benissimo. Infatti noi siamo proprio le persone giuste nel posto giusto. Infatti noi sceglieremo per conto tuo, se mi permetti di darti del tu, i migliori casali intorno alla città e faremo per te i preliminari. Mazza, bello. Io vedo il 3% a ogni immobile. Arrocito avvenuto, eh? Ma in realtà noi per questo genere di operazioni di solito prendiamo il 5%. Sì, sarebbe sì. Però. Ma col 5 ci mettete dentro pure le vostre mogli! Si divertivo! Ha le cose insieme! Dai, allora siamo d'accordo sul 5, giusto? Siete d'accordo? Sì. Pure per le mogli? Vai, taglia! E
taglia! Simpaticissimo. Grazie, devo andare, qua se mangia bene. Ciao, ciao, ciao. Curiosità, quanto deve andare avanti sta storia dei casali? Fino a quando non abbiamo trovato tutti i casali che ci servono. Ma mica faccia gli agenti immobiliari, eh. Io per quel 5% faccio qualunque cosa, e anche tu, caro mio. Dai, 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 cerca i casali. Dottore, ci sarebbe il... Katia, per favore, stiamo lavorando, non lo vede? Fuori! Ti sembra di avere un pochettino esagerato? Ma scusa, ma i casali vengono prima di tutto! Oh! Dici, come sto? Sei bellissima, anche sì, troppo. Stupenda. Sì, sei anche carina. Bene? Sì, sì, sì. Siete bellissime, davvero. Okay. Vi ricordo solamente che il tipo è un po', come dire, pittoresco. Si chiamano pittoresco. Ah, è arrivato, andiamo ad aprire. Sì, è arrivato. Mi raccomando, non ve la prendete, se fa delle battute un po' così volgari. Ma così giochetti, puttana. Oh, ma se concludono, quant'è la percentuale? Allora, abbiamo detto 3 milioni di euro. I casali sono 10, la percentuale del 3 è 900.000 euro. Io per 900.000 euro magari mi faccio dare anche una tastatina. Benvenuto. Prego, vieni, cavaliere. Te le presentiamo subito. Alzata, Joy. Ma quanta bellezza. E lei è la Benny. Salve. Incantato. Hai visto che ho fatto bene? A far cosa? A venire. Io di solito a queste cene mi porto un'amica o una escort. Ma poi mi sono detto, chissà come va a finire la serata, eh. Mi sa che va a finire bene. Eccolo qua, c'è uno scannatoio uguale, senti, hai bisogno di latte. Hai fatto una battuta. Ma che simpatico, bello, dai. Che bella sorpresa questo invito a cena, proprio una bella idea. No, ma guarda, siamo noi che ringraziamo te per aver accettato il nostro invito, davvero è un onore. No, perché io odio i ristoranti. Sti chef, ma che ne sanno di cucina gli chef? Che poi io li dico con i camerieri, li mando indietro le pietanze. Alla fine mi tocca comprare al locale. E beh, si vede che lei è un tipo esigente, eh. Beh, so pure un po' cattivello, però, eh. Non si arriva alla mia età, carichi dei sordi, senza avere un po' di scorso. Ma quale età? Ma se sembra un ragazzino. Ma sì. Beh. Perché? Quanti anni mi dai, tesoro? 60. Ce l'ho 48. Un brindisi! Brindisi! Un brindisi, a noi! Max? Sì? Portaci arrivo. Qualcosa da mangiare, forza! Allora, fantasia di te! C'è dentro del salame milanese. Grazie. Poi c'è della mortadella di Bologna. Ah, proprio. Che ho fatto vedere appositamente io. E poi c'è dell'altro salame e un fantastico formaggio. Un pianino macchiato, magari. Diamo inizio? Chef, è qua. Ma sopra sto peperone che c'è sta segatura? Pare segatura, no? È peperone in gratin. Ah. Eppure a giudicare dalla stazza, tu te ne dovresti intendere di roba da mangiare. Ammazza, simpatico! Max, vai a fare i secondi, per favore. Brindisi ai secondi. Che simpatico, Max! Forte, non smette mai di scherzare. Comunque dopo ti voglio portare di là perché ti voglio far vedere un po' di foto di quei casolari di cui ti parlavo. Davvero. C'è il primo che è di 500 metri quadri con un giardino di 500 ettari con la vista su tutta la collina che è una roba mozzafiato. Sì, bellissimo. Vabbè, a me non importa la mazza. A me basta che facciano il vino e l'olio che c'ho da fare i cesti per Natale, ce li metto dentro. Ah, e che fammici trovare pure qualche conta di notte di quelle, sai, un po' belle che si possono toccare. Tipo loro. Voilà! Eccoci pronti! Ah, oh, meno male! Degli ottimi salti in bocca alla romana! Grazie. Questo è un piccolo lettino di insalata.
la mia invenzione. E poi per riflessione del tutto ci ho messo anche un pochino, una fogliolina qui, come si vede, di salvia, eh? Il tutto saltato con un gocciolino di vino bianco. Grazie. La chef vi è qua. Mo basta, mo basta. M'hai dato l'antipasto, ci hai messo il peperone con la segatura sopra, eh? Poi mi hai dato i spaghetti con le vongole con la sabbia. Adesso ci mette le patatine nei sacchetti senza manco la sorpresa! Allora, queste patate qui sono patate mugellesi. E io mi sono messo lì, le ho tagliate una ad una e poi le ho fritte, eh? E poi in più questo piatto è un pochino più grosso di tutti gli altri, lo sa perché? Perché? Perché ai migliori maiali gli si dà le meglio mele. No, non voleva dire quello, adesso noi risolviamo, perché voleva dire un'altra cosa. Ma cosa volete risolvere? Sì. Oh, ma io non sarò nemmeno uno chef, ma non voglio mica stare dietro a un gonfione come questo. No, gonfione. No, scusate, ho capito bene, gonfione. Sì. No, gonfione no. No, ditemi tutto, ma gonfione no. Hai capito? Che non faccio. Dai, cavaliere, per favore, dai. Aspetta, dai, la risolviamo. Aspetta! Oh, gustiamoci questo fantastico piatto, eh! Dopotutto, come si dice, domani è un altro giorno e si vedrà! E si vedrà che sei fuori da questa casa! Mi hai fatto saltare un affare da 900.000 euro! E ringrazio che non ti ammazzo subito! Fuori! Fuori! Vuoi provare con la palpatina? Quasi quasi. Mangiamo? Il nostro truffatore Salvatore Giustino è stato arrestato in un albergo del centro stamani all'alba. In passato ha portato a segno numerose truffe immobiliari con soldi e documenti falsi. Tutto fa pensare che avesse in preparazione altre operazioni truffaldine e poi una fuga all'estero.